Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Cosa sto facendo stamattina? Perché ogni giorno faccio qualcosa di diverso in questa casa. Praticamente mi faccio la scorta delle melanzane fritte perché le mangio solo io a casa e non ne mangio tante, giusto quando voglio togliermi lo sfizio. C'erano delle buone melanzane ad ottimo prezzo e erano in realtà 3 le ho fatte arrostite e 2 le ho fritte. E cosa ho fatto? Le ho messe in salamoia. In realtà le ho messe ieri, le ho dimenticate completamente, proprio completamente, perché sono andata a lavorare, sono tornata esausta, le ho dimenticate. Stamattina le ho sciacquate, erano morbidissime perché ovviamente in salamoia si morbidiscono tanto. Le ho sciacquate un bel po' perché immaginavo si fossero prese molto di sale. Le ho strizzate, tamponate con un po' di Scottex e fritte. Cosa sto facendo? Mi sto preparando le mie porzioncine da freezer, ecco, da mettere in freezer, perché questa per me è la quantità giusta che vado a mettere sulla pizza. Io mi faccio la pizza bianca, non adoro molto la pizza con il pomodoro, in realtà è come una focaccia. La focaccia metto o i cipollotti e la scamorza, oppure metto le melanzane, spesso metto quelle arrostite, però ogni tanto mi prende proprio quella voglia matta di melanzana fritta e scamorza, che è un connubio fantastico. Se voi ci metti pure un po' di cipolla, mamma mia. Quindi mi faccio le monoporzioni, così quando ho proprio voglia di mangiarlo, io raramente mangio fritto perché prediligo più le cose arrostite, le cose fatte al forno, friggo pochissimo. Ecco perché quando prendo le melanzane le friggo un'unica volta e mi faccio la porzione, considera che questi qua ne escono 4 vasetti, quindi mangerò 4 volte. Oppure la metto anche nella pasta al forno, dato che la pasta al forno io e Daniele la mangiamo comunque diversa, perché a me piace molto la salsa fatta con la cipolla, tantissima cipolla, non mi piace tanto il tritato, non esco pazza. A Daniele invece piace il tritato, quindi le faccio separate, lui non mangia l'aglio e così via. È inutile, queste cose ormai penso che un po' le sai se ci conosci da un po' di tempo, se no te lo sto raccontando così conosci un po' di noi. Volevo dirti questa cosa qui, ho trovato questi contenitori delle alici, sono le alici addirittura, non so se sono quelle del Lidl, sì, mi pare che al Lidl le aveva prese mia mamma ne consuma tante perché lei nella pizza mette tantissime alici, e le abbiamo lavate e sterilizzate, vabbè, in lavastoviglie, quindi sono la quantità giusta e sono ermetici più di questi, perché questi qua degli omogenizzati che mi danno le mie amiche ogni tanto come ricambio, che loro hanno i bimbi piccolini, questi degli omogenizzati dopo un po' di tempo la parte superiore si ha difficoltà a chiudere ermeticamente, infatti spesso vedi si apre facilmente.
Questo invece no, è fantastico perché è proprio la chiusura tipica delle boccette di vetro, quelle addirittura che vendono apposta, ecco, per surgelare. Ci sono queste qua, utilizziamo queste. Quindi se hai, se compri le lici, comprali in queste confezioni, al Lidl le trovi sicuro, così puoi utilizzarle per posare tantissime cose. Io ci metto anche la cipolla. Quando faccio la cipolla caramellata, non è una cosa anche lì che la mangio spesso, però ogni tanto mi piace. La faccio un po' sfumata con un po' di vino bianco, no, non vino bianco, scusami, la faccio prima ammorbidire con l'acqua, poi ci metto un po' di aceto e un cucchiaino di zucchero e la vado a mettere in questi vasetti e ce l'ho pronta all'uso. Anche se viene qualcuno e voglio condire una pizza improvvisamente, io non voglio mai trovarmi impreparata perché è una cosa che mi piace tanto fare. Ora come ora purtroppo non è possibile, è quella di dire rimani a mangiare qui. È una cosa che fa sempre mia mamma con chiunque arrivi a casa, è una cosa che faceva anche mia nonna. Non mancava mai che ti diceva rimani a mangiare qui, in particolare anche la sera. Quindi qui è partito l'allarme, qualcuno è entrato dal cancello, lo vedi, tu mi guardi perché sai che stai sbagliando troppo oggi. Basta, fai la brava. Mi scodinzola. Voglio farti vedere, sì, sai quanto paura di me, ciao. Dov'è? Si nasconde. Eccola lì, guarda, in allerta, Basta. Va bene, io continuo a sistemare le mie melanzane. Volevo dirti questa cosa perché penso potrebbe esserti utile. Ogni tanto mi vengono in mente delle cose che posso condividere, così puoi anche tu sfruttare questi video per avere delle nuove idee. Notare la concentrazione con cui lui sta tagliando i nostri gradini, fenomenale pollo. Mi raccomando, al centimetro però. Guarda, non ci posso credere. Stiamo girando la video ricetta per il canale Fatto è meglio che perfetto e dobbiamo anche mangiare, quindi noi cuciniamo per mangiare ovviamente. E siamo qui. Possiamo metterlo giù? Ma che fai? Non te la mangi dopo che giri il video? Mamma mia, guarda. Cioè, non so quanto tempo era che non mangiavamo una cosa del genere, però volevamo fare il video e quindi ci dobbiamo sacrificare, certo. Questa è una ricetta che ha sperimentato Daniele e più e più volte ha cercato l'alternativa, perché lui trova le cose, poi le cambia, le modifica come me. Infatti abbiamo detto no, dobbiamo fare una ricetta e metterla nell'altro canale così chi vuole farlo può andare a farlo. Quindi probabilmente quando vedrai queste riprese sarà già messo il video come sempre, perché quando te li nomino è perché già li ho messi in modo che se ti sto facendo vedere cosa sto facendo e poi lo vuoi riprodurre, vai e ti trovi la ricetta precisamente. E non ci perdiamo in chiacchiere come ci perdiamo qua nel canale dove facciamo i vlog. È buonissima, mamma mia. Comunque è buonissima la burrata. Questa è la burrata che ti abbiamo fatto vedere nel video svuota la spesa che noi acquistiamo all'Idol. È la burrata dell'italiano. Certo, la burrata originale è tutta un'altra cosa. Ma non avendocela, e siccome ha un buonissimo sapore, per cucinare è buona. Quindi ti consigliamo di sperimentare questa ricetta, soprattutto quando hai qualcuno nei. L'abbiamo fatta quando è venuto qualcuno a mangiare? Sì, i ragazzi, ho la cacio e pepe. Questa abbiamo fatto Questo solo i abbiamo fatto. ragazzi, Ah, sì. sì, È questa, sì. velocissima, ma è gustosa, è un piatto alternativo da poter fare. Ecco, la cosa di arrivare, sì. Va bene, noi continuiamo a pranzare. Ma mi devo trovare l'ingrediente da aggiungere. Tipo particolare. Lui cerca, continua a cercare. Buongiorno, dunque, cosa ho fatto? Hai notato che ho fatto questa ciambella? Dici tu, grazie, si nota che è una ciambella, sì. Però ho sperimentato questo stampo al silicone che ho da tantissimi anni e che non ho mai usato perché temevo che mi venissero le cose un po' mollicce sotto per l'umidità che può creare il silicone. Invece mi sono ricreduta stamattina e volevo raccontarti questa cosa perché può esserti utile. Allora, ho sperimentato questa cottura qui col silicone ha una cottura totalmente diversa dalle teglie normali. Chi le utilizza già lo sa, non è una novità, però
Però cosa ho fatto? Ho abbassato di qualche grado la cottura, quindi nella ricetta c'era 160 gradi con le teglie normali antiaderenti, col silicone ho fatto a 150 e ho prolungato il tempo di cottura, quindi da era 35 minuti ho fatto 45 addirittura. Non è standard per tutti i forni, ovviamente dipende dal proprio forno. Io faccio sempre la mia prova a stecchino e vado tranquilla, perché quando lo stecchino esce asciutto, che non si attacca tutta la pasta, vuol dire che va bene. Ed è uscita davvero bella, non mi aspettavo fosse così bella. Questa è la ciambella al latte che io faccio spesso per la colazione, non comprando le merendine, non le compro più ormai da molto tempo. Preferisco fare una ciambella io, anche perché figurati, sono ciambelle velocissime queste, le fai subito ed è davvero buona, molto, come ti devo dire, è più buona dei pancake, sì, questi pancake mi piacciono talmente tanto che ormai ce l'ho sempre in testa, dei plum cake, ecco, è soffice, si mantiene morbida per molti giorni. Quindi l'ho fatta perché avevamo finito la ciambella e Daniele sono due giorni che non fa colazione perché si secca mangiarsi i biscotti, quindi mi sono messa di proposito a farla. Io ora scappo perché ho l'appuntamento fisso il venerdì mattina e accompagno mia nonna al cimitero ed è un impegno che mi sono presa perché so quanto lei ci tenga, ma per lo più so quanto sia importante per una persona che perde una persona molto importante come un figlio o comunque un marito. Lei purtroppo ha visto tutte e due le perdite, il fatto di andare a trovare qualcuno, ecco, lei ovviamente non ha solo me, ha pure i miei zii, ecco, il mio papà, tutti quanti, ma l'altra volta mi ha detto che preferisce me perché io le lascio il suo tempo, perché io penso che ognuno debba viversi le proprie emozioni come vuole, nel senso, se lei in quel momento vuole tirare fuori tutto il dolore che c'ha, ma che lo faccia. Infatti io la lascio lì vicino perché non ce la fa a camminare tanto bene da sola, perché comunque c'ha più di 80 anni adesso, la lascio lì e io vado a sbrigare poi le cose, a sistemare, a pulire gli altri posti che ci sono da, che lei ovviamente va a visitare. Quindi la controllo sempre con un occhio che non cada, perché lei vuole per forza salire sulla scala, è questo. Quindi il venerdì ho questo appuntamento fisso che l'accompagno. Come pensai, se mi conosci, mia nonna è una di quelle situazioni che mi hanno fatto capire quanto io sia cresciuta nel tempo anche nei rapporti, perché è semplice avere rapporti con chi ti fa tanto bene, con chi ti vuole tanto bene, con chi ti dimostra l'affetto incondizionato ogni giorno. Lì è molto semplice, a me viene molto semplice con mio marito, con la mia famiglia, che sono le persone più importanti, ecco. Mi viene semplice con i miei suoceri, che mi dimostrano che mi vogliono bene in tantissimi modi, così come i miei cognati che mi chiedono anche come posso stare. Però è più difficile in questi casi quando ci sono delle mancanze dovute al tempo che è passato, al tempo passato, dove c'era bisogno di una presenza, perché io penso che i nonni siano delle figure meravigliose che ognuno di noi dovrebbe vivere. E quando non le vivi, vedi gli altri che le vivono come presenza costante, ecco, un po' l'amaro in bocca ce l'hai, ecco. Io ho vissuto molti anni con l'amaro in bocca, perché mi chiedevo cosa, perché, no? Perché come tutti i bambini, penso, ma anche gli adulti, cioè, spesso ci chiama il perché. Poi a un certo punto della mia vita, qualche anno fa, più o meno l'anno scorso diciamo, ho fatto una scelta radicale, e la scelta radicale è stata non chiedermi il perché, ma chiedermi come potevo fare anche a creare un rapporto che fosse diverso da quello che uno desidera, ecco, da quello che potessi io desiderare, però almeno creare un rapporto, ecco. Io penso che noi dovremmo fare il più che possiamo per creare relazioni con le persone. Certo, ovviamente quando poi ci sbattono le porte in faccia, la prima, la seconda, la terza e la quarta, capisci bene che demordi e dici vabbè, devo anche rispettare i tempi dell'altro. E io ho avuto di queste situazioni, le ho vissute recentemente, dove ho capito che forse la mia presenza non era accettata, e allora ci provi la prima, la seconda e la terza e poi dici basta, vuol dire che non sono accettata, vuol dire che la mia presenza non è importante nella vita di questa persona. E quindi secondo me voler bene a un'altra persona, stimare un'altra persona, è anche questo, dire rispetto ai tuoi tempi. Però fortunatamente con mia nonna sto cercando di vivere il tempo del riscatto, ecco, diciamo così.
per come posso e per quanto posso. Quindi adesso io vado a questo appuntamento settimanale che ho con lei, e dopodiché andrò a pranzare dei miei suoceri, perché oggi fa il compleanno mio suocero. Non so se riuscirò a metterti qualche ripresa e lo festeggiamo, perché in questo tempo, secondo me, più degli altri tempi, vanno festeggiate le cose. Ovviamente festeggiamo perché abbiamo un tavolo molto grande e quindi siamo seduti molto distanti, siamo tre persone praticamente, però con tutte le dovute accortezze cerchiamo di stare insieme anche un'oretta, perché penso ci voglia lo stare in famiglia in questo momento, ci aiuta ad alleviare la pesantezza del periodo. E poi io sono per le situazioni festeggiate, ecco, per i compleanni festeggiati, per i natali festeggiati, perché penso che ci voglia della gioia. Probabilmente dentro di me abita ancora uno spirito da bambina, perché io proprio mi emoziono, io gioisco quando arriva il Natale o quando so che arriva il compleanno, no? Quando organizzo anche qualcosa per il compleanno magari di Daniele, mi metto a fare cose, perché penso che le situazioni vanno festeggiate. Detto questo, vanno comunque, bisogna gioire, ecco, più che le situazioni vanno festeggiate. È bello gioire anche in questi casi. Io vado e ci vediamo tra qualche istante. Tu resta lì, nel frattempo, se ti sto facendo compagnia, metti un like, e se non ti sei ancora iscritto, iscriviti al canale e clicca la campanella, così ti arrivano tutte le notifiche dei video che pubblicherò. A dopo, ciao. Molto. Ma lo sai che sei abbinato con la torta? Guarda, c'è la maglietta verde e azzurra. Buon compleanno Pasquale, buon compleanno Mario. Sto scherzando, ho pensato mentre lo ricordavo. Qualcuno ha scritto Pasquale Mario, non mi ricordo chi. Vuoi che scriviamo qualcosa nella torta? Buon compleanno. Hai un dubbio. Ma Roberto mi chiama, Pasquale Mario. Pasquale Mario. Bisogna vedere se accendono, gioia. Vieni qua, vieni qua. E non le che spingerà pazzi! Enia! Scusa, mammino. Guarda. No, mi stavo tutta girata. Guarda! Accendi questo, no! Però sei impegnato, eh! L'ho fatto fino a qua. Torta alla terra. Guarda tu, uno, ma una candela, quanti passaggi è qua a fare? Quindi? Scusate, ma io non mi sposto. Concentrati. Io nelle foto. 3, 2, 2, 1, 1. Via. Tanti auguri. Aspettavo che intonava. A me, no, a lui. No, devi cantare. Tanti auguri a te. Tanti auguri. Non posso io. A te, Romarco. Tanti auguri. A te. Tanti auguri.